Ciao ragazze, allora ho cambiato location perché oggi è una di quelle giornate, no, quindi avevo bisogno di stare un pochino seduta comoda. Oggi è una giornata proprio allucinante, siamo in quel periodo del mese e quindi abbiamo tutti gli annessi e connessi di quel periodo che oggi si stanno facendo sentire alla grande e in più ho una bella infezione in bocca, infatti non so se sentite un pochino che... biascico quando parlo, comunque parlo in modo un pochettino strano, mi sembra di essere Silvio Muzzino all'inizio della sua carriera quando era ancora un ragazzino e tutti lo prendevano in giro perché aveva la S un po' trascinata, un po' come Jovanotti. A proposito di Jovanotti, volevo cogliere l'occasione per dire che due domeniche fa il mio ragazzo mi ha fatto un bellissimo regalo, mi ha portato al concerto di Jovanotti, io non sapevo assolutamente nulla, siamo andati a Forlì e è stato uno spettacolo straordinario e questo perché? Perché ieri sera ho visto Jovanotti al programma di Fiorello e anche ieri sera è stato veramente fenomenale. Io ammiro quell'uomo sia per le canzoni, per i testi. Io ho sempre detto che Jovanotti per me è un poeta, è il poeta dei tempi moderni e anche per la carica di energia che ha, perché anche al concerto non ha fatto altro che per 2 ore e mezzo saltare da una parte all'altra del palco e dimenarsi, è veramente una fonte inesauribile di energia, quindi veramente lo ammiro e lo invidio tantissimo. E quindi io oggi, tra le diverse cose che ho, anche i farmaci che sto prendendo, gli antibiotici per questa infiammazione, mi sento molto giù, però vabbè, volevo fare questo video su gli acquisti di Natale e più che altro è su alcune idee per fare dei regali di Natale e mi riferisco a quei pensierini che solitamente vogliamo fare magari a delle persone che non sono magari i nostri familiari, i nostri amici più stretti oppure appunto il nostro ragazzo, la nostra ragazza e quelle idee, quei pensieri che magari si vogliono fare, non lo so, alla collega sul lavoro piuttosto che magari al vicino di casa molto gentile, pensierini che vogliamo fare a delle persone alle quali non ci sentiamo di augurare solamente buon Natale e andare lì a mani vuote, quindi delle piccole idee regalo che appunto non siano troppo costose ma che non siano anche le solite cose magari viste e riviste oppure le solite cose che si regalano ogni anno che fanno anche un po' perdere l'entusiasmo nel scartare appunto i regali di Natale. Allora, io adesso vi faccio vedere le diverse cose che ho comprato così sfuse, quindi non vi faccio vedere già magari il prodotto finale e farò un altro video dove vi farò vedere poi come avrò assemblato i vari pezzi che ho comprato oggi, perché mi manca ancora del materiale. Comunque molti acquisti li ho fatti in un negozio che si chiama Maison du Monde ed è un negozio che appunto ha tutto il necessario per la casa e mi piace molto questo negozio perché ha un po' questo genere moderno, ha tantissimi articoli moderni e anche un po' provenzale, ha molte cose che secondo me sono un po' inusuali, molto delicate, molto carine. E allora vi faccio vedere che cosa ho comprato. Allora, ho preso, mi è già caduta la busta, ho preso questa bellissima scatolina in cartone, adesso non so se si vede, la luce non è delle migliori, con questo stacchiettino qui davanti che si copre gli occhi, adesso ecco se la macchina mette a fuoco, mi piace molto, vedete tutto il resto è fatto a pois e dentro è semplicissima, bianca, e questa scatola pensavo appunto di riempirla magari con un po' di paglia, metterci dentro delle candeline profumate e magari anche riciclare qualche prodotto della Glossy Box di novembre che sinceramente non mi ha soddisfatto più di tanto, soprattutto voglio liberarmi di quello zucchero a velo della Pulina perché proprio non fa per me, non ce la posso fare. Ho comprato in più anche delle candeline appunto profumate, queste sono delle semplici candeline piccoline profumate e hanno 2 profumazioni molto buone, una questa qui è al muschio bianco mentre questa qui c'è scritto Richesse de l'Inde, quindi ricchezza dell'India, e mi piacciono molto, sono candele normalissime, non hanno nulla di particolare nella forma ma la profumazione è molto buona, quindi mi è piaciuta, mi sono piaciuto moltissimo. E in più ho comprato anche una candela
che faccia un po' più scena, che è questo bellissimo barattolino qui. È una candela alla vaniglia, dentro questo vasettino che richiama molto le conserve appunto di marmellata della nonna, e secondo me è molto carina e molto elegante. E pensavo di riempire appunto quella scatola dell'orsacchiato con dentro appunto un po' di paglia di Natale, con queste candele profumate, colorate, con magari qualche prodotto appunto di make up oppure di cura per il corpo, e fare un pensierino magari appunto a qualche mia collega al lavoro, oppure anche alla sorella di mio cognato, robe di questo genere qua, ecco. Poi andando avanti, ecco, sempre a Maison du Monde ho comprato questo set di candele. Diciamo che quest'anno sto puntando, mi sto sbizzarrendo con le candele. Sono 4 candele profumate, e sempre in queste carinissime confezioni, in questi mini vasettini, appunto sembrano queste mini conserve, e mi piaceva molto qui la carta à pois. E queste hanno una profumazione fantastica perché sanno di cioccolato e di vaniglia, e queste qui rosse al cioccolato profumano veramente di cioccolato, cioè è una roba inebriante, io me lo berrei, me lo mangerei il contenuto appunto di questi vasettini. E questi vasettini pensavo di aprire la confezione e di smistarli su un piatto di vetro che ho preso, con delle motivazioni abbastanza carine, anche abbastanza eleganti, piatto che poi può essere riutilizzato magari come porta caramelle, porta cioccolatini. E adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua, questo piatto qui, bianco e trasparente, fa molto natalizio perché ha tutti questi decori anche che mi piacciono molto. Quindi pensavo di disporre queste candele aperte, quindi le smisterò su questo piatto con una bella ghirlanda al centro che ho comprato. Questo l'ho comprato all'UBS, però si trovano in qualsiasi negozio di oggettistica. Adesso sotto Natale appunto vendono tantissime cose per fare composizioni a casa da soli. E ho comprato un sacco di candele con i glitter, glitterati, anche perché io mi sbizzarrisco a fare centro tavola per Natale, da mettere sulla tavola di Natale, con i fiori finti, con le candele glitterate, con i colori del Natale, tutte queste cose qua. Quindi adesso vi faccio vedere giusto una carrellata di cose che ho comprato, alcune idee che mi sono venute appunto andando in giro per i negozi e vedendo questi prodotti, ecco, così sfusi. Quindi magari anche il video di per sé non è tanto interessante, però magari volevo darvi l'opportunità anche a voi di pensare a qualcosa di semplice da poter fare con le vostre mani, perché a volte impazziamo veramente, andiamo alla ricerca di qualcosa di diverso, di particolare nei negozi, perché vogliamo regalare appunto qualcosa di diverso, di carino, che non costi troppo, e alla fine non troviamo quasi nulla, oppure troviamo delle cose che magari non ci convincono più di tanto, ma le compriamo perché abbiamo paura poi di non trovare nulla. Invece secondo me, se si ha il tempo e la voglia, è molto più carino creare i propri regali, le proprie confezioni, comprando appunto le piccole cose che ci piacciono, metterle insieme, vedere se viene bene o non viene bene. Quando si tratta di fare appunto questi pensierini, a me piace molto, anche perché sono i classici regali appunto proprio pensati, fatti con il cuore, per ogni persona, magari cercare di capire quello che gli può piacere di più, gli può piacere di meno, creare la confezione secondo i propri gusti, ma anche quelli della persona che li riceverà, cercare di colpire appunto in qualche modo l'amica, l'amico, il parente o la parenta a cui si vuole fare il regalo, e farvi capire che c'è stato del lavoro dietro. Ecco, mi piace questo, non mi piace fare i soliti acquisti che si fanno per tutti quanti, fatti in serie, andare a comprare qualcosa che magari non ci trasmette più di tanto. Quindi mi piace, ecco, fare in questo modo. Ovviamente bisogna avere il tempo, perché per girare i negozi, vedere quello che c'è, quello che non c'è, non è una cosa che tutti magari possiamo fare. Poi due cose che ho comprato, ma che penso che terrò per me perché mi piacciono troppo, sono questo bellissimo cuoricione fatto in stoffa,
e in pratica è un portafoto. Adesso cerco di avvicinarlo e di allontanarlo così lo vedete meglio. È fatto in stoffa, questo color beige, e ha questi nastrini cuciti sopra che servono appunto per sorreggere le foto. Qui c'è un esempio di questa foto di questo bambino. È un bellissimo portafoto a forma di cuore, dietro c'è anche il gancettino per appenderlo al muro, e questo mi è piaciuto veramente tantissimo e penso che lo terrò. Io l'ho comprato perché mi piaceva, non avevo idea di cosa farne, cioè se regalarlo a qualcuno, però diciamo che l'ho preso di più per me. Ne sto approfittando in questo periodo di Natale con la scusa di comprare regali, che si spendono un po' di soldi in più per farci stare dentro anche qualcosa in più per me, magari, che avrei voluto comprare, così lo camuffo come regalo di Natale, mi sento meno in colpa per aver speso. Tra l'altro costa una cavolata, costa 11,90€ e secondo me è molto carino, è un portafoto un pochettino diverso dal solito, un po' appunto particolare, molto romantico secondo me, molto dolce. E ce n'erano tanti altri fatti anche a forma di quadro, con le mollettine, con i fili, delle robe stupende. Dopo magari vi lascio il sito del negozio, che comunque è una catena in franchising, quindi si trova in diversi punti d'Italia, e se avete l'opportunità magari appunto di avere un punto Maison de Moine vicino a casa vostra, fateci un salto, perché secondo me delle robine molto particolari, molto delicate, che magari non si trovano in tutti i negozi di arredamento per la casa. Poi, ultima cosa che volevo farvi vedere è questo carinissimo bauletto fatto così, anche questo molto carino, molto stile provenzale come vi dicevo prima, con queste belle rose disegnate, questi colori appunto sulla rosa, c'è scritto Le Fleurs de Paris, quindi sa veramente, fa molto Francia. È un bellissimo baulettino che si apre e dentro ovviamente è vuoto e nero, e una persona può farne l'uso che ne vuole. Diciamo che anche questo l'ho preso per me, non penso di regalarlo a qualcuno, a meno che magari il mio ragazzo non mi faccia venire in mente qualche altra persona a cui dobbiamo fare dei regali. E mi piace molto, 14,90€, penso che diventerà un portagioie. Avevo intenzione, io se lo tengo io, di metterci dentro le mie collane, i miei braccialetti, in modo un pochettino più ordinato, però anche questo bauletto magari riempito con delle saponette profumate, o anche qui con delle candele profumate, o appunto magari con qualche prodotto di make up misto, non per forza di una stessa marca, proprio perché può diventare anche un beauty case, volendo questo, ci si possono mettere anche prodotti per la cura della persona, può diventare secondo me un'idea regalo molto carina, profumata, colorata, per appunto una ragazza, per una cugina, per la vicina di casa, per una collega. Quindi insomma basta scatenare un po' la fantasia, ci vuole veramente poco per creare queste idee regalo molto belle, anche se devo dire che questo qui cercherò di tenermelo io perché mi piace tantissimo. Allora, penso di aver concluso. Sì, penso di aver concluso. Ho altri piatti che ho comprato, anche sottopiatti per fare dei centrotavola, delle robe del genere, e ve li farò vedere appunto magari più avanti completi. Queste erano alcune piccole idee, alcuni piccoli suggerimenti per creare dei regali alternativi ma carini e fatti con il cuore. Vi farò un video più avanti dove vi farò vedere come appunto avrò utilizzato queste idee regalo, come le avrò ultimate, come magari avrò riempito la scatola con il sacchiotto, come avrò utilizzato le diverse cose, così magari mi dite che cosa ne pensate, se sono stata brava o se è meglio che vada a comprare dei regali già pronti nei negozi per il prossimo Natale, che almeno faccio bella figura lo stesso. Vi mando un bacio con la mia bocca un pochettino dolorante, e spero di essere stata abbastanza chiara in questo video, spero che abbiate capito tutto quello che ho detto, perché mi rendo conto che un pochettino sto biascicando anch'io. Un bacio, ciao!